Gianni Colacione per Libri TV, seconda giornata del 14° congresso di Radicali Italiani. Siamo in compagnia di Carmelo Palma, tradizione, diciamo, ormai tutti i radicali lo conoscono, diciamo, di cultura radicale, di formazione radicale. Oggi direttore di Strade Online e da un po' di tempo al seguito della esperienza politica radicale di Benedetto Della Vedova. Ecco, sei stato animatore della commissione sull'antiproibizionismo qui. Ecco, come ti sono sembrati questi lavori? Tu hai illustrato poi ovviamente il lavoro di Benedetto, che è molto importante su questo. Sono stati lavori interessanti, come sempre sono interessanti i lavori di una commissione su di un tema tradizionale della storia dell'impegno politico radicale. È stata una discussione che ha finito per vertere molto sulla proposta di legge per la legalizzazione della cannabis presentata in Parlamento su iniziativa di un intergruppo parlamentare molto trasversale, con le firme di oltre 290 parlamentari, stiamo sfiorando i 300 parlamentari, e che è una delle tante proposte su cui la politica italiana arriva con qualche anno o decennio di ritardo rispetto al momento in cui i radicali la proposero. I radicali parlano di politiche sulla droga e della necessità di riformare le politiche sulla droga da almeno 20-25 anni in termini antiproibizionisti. Le prime iniziative di Pannella su questo tema ormai datano di 40 anni, la disobbedienza civile del 1975. Adesso la politica italiana ne discute finalmente come di un tema di attualità politica e non solo come di un'eresia culturale o di intellettuale. Molto bene, perché è un online quotidiano che ha anche un supplemento bimestrale che viene distribuito anche in forma cartacea. È un progetto editoriale, diciamo, più ambizioso dal punto di vista politico che dal punto di vista editoriale. Spesso è successo che negli ultimi anni la presenza liberale e radicale nella politica italiana è passata più da iniziative di questo tipo che da iniziative politiche organizzate in senso stretto. Ritengo che sia comunque utile tenere esperienze di presenza politica.